stiamo spingendo verso le ultime curve del festival, ma non ci poteva essere formato migliore del maxischermo di Piazza Grande per accogliere la parabola visiva di un genio del pallone come Diego Armando Maradona, l'icona sportiva globale, ma anche il protagonista di un'esistenza drammatica fatta di picchi estremi, di luce e di buio. A realizzare il documentario con tanti materiali d'archivio inediti, Asif Kapadia, un regista inglese d'origini indiane che abbiamo già conosciuto per documentari simili sulla cantante Amy Winehouse e sul pilota Ayrton Senna. Diego e Maradona è il titolo del documentario biopic, ma è anche il binomio che cerca di raccontare Kapadia: Diego, la persona, Maradona, il personaggio. Inscindibili e allo stesso tempo però scindibili, Kapadia non pretende di capire, nessuno dei due pretende di raccontarli attraverso 500 ore di girato, di archivi pubblici e privati, perché la verità è che Diego Maradona ci ha insegnato la bellezza, ci ha insegnato lo spettacolo e noi l'abbiamo solo visto, non l'abbiamo mai capito, forse non lo capisce neanche Kapadia, ma la forza è proprio l'umiltà con cui decide di fare come si diceva nel coro: ho visto Maradona, non ho capito Maradona. Protagonista in Piazza Grande questa sera anche il cinema svizzero con la consegna del Pardo alla carriera a un regista come Freddie Maurer, che proprio qui nel 1985 aveva trovato la consacrazione con un Pardo d'oro per il suo film capolavoro Höhenfeuer, un film che racchiude in sé l'estetica e lo stile di un autore che ha saputo raccontare la Svizzera delle montagne infrangendo dei tabù e restando molto lontano da cartoline e cliché. Freddie Maurer, c'est un cinéaste qui a regardé son propre pays, la Suisse, avec un regard ingénu, presque naïf, assez distancié, et qui rejoint justement ce qu'on a appelé la distanciation brechtienne, qui est une expression assez galvaudée, mais qui, dans le cas de Maurer, est extrêmement, enfin, s'applique très bien, puisque c'est une façon pour lui de voir la réalité et de voir le présent de son pays comme si c'était un extraterrestre qui la regardait ou comme si c'était un étranger qui débarquait, et donc de la regarder avec sans aucun a priori, voilà, sans aucun a priori, ce qui lui permet de la représenter avec beaucoup de complexité et d'atteindre à travers ce biais-là au plus grand réalisme. Ed è ancora il fil rouge dei premi a guidarci nelle proposte di oggi, visto che stasera al Gran Rex alle 18.30 verrà omaggiata una figura cara a tutti i cinefili d'Europa, in particolare d'Italia. Infatti il premio Utopia, il nuovo premio Utopia, verrà assegnato a Enrico Ghezzi, che con il suo lavoro sulle immagini per tanti di noi è stata una serratura per arrivare a scoprire mondi cinematografici lontani, e non a caso al Gran Rex, oltre al premio, verrà proiettato anche il suo lavoro La macchina dello spazio. Ha portato la cinefilia nelle case degli italiani e poi il suo programma si è diffuso in tutto il mondo tramite la rete. Ci ha fatto scoprire i grandi autori della contemporaneità e ha dato voce al cinema più sovversivo. Non ci ha soltanto insegnato a guardare, ma anche a come combinare i film. Forse per questo ha dato vita a una nuova generazione di cineasti e di programmer italiani e in tutto il mondo. A Enrico Ghezzi diamo il premio Utopia. Si parte da un'isola di pescatori della Corea del Sud, dove la solitudine della giovane protagonista può essere amplificata dalla paura del mare, e si finisce nell'Inghilterra post-Brexit, dove la presenza di un gatto all'interno di un condominio può arrivare a scardinare certezze sociali. Questi sono i due film del concorso internazionale di oggi. Il primo, Pago, del sudcoreano Park Joon-bum, è a metà strada tra il cinema di genere e lo studio naturalistico, mentre Cat in the Wall è una commedia firmata dal duo bulgaro formato da Mina Mileva e Vesela Kasakova. Cat in the Wall è la prima œuvre di fiction du duo de documentariste bulgare. Trois bonnes raisons pour aller voir ce film. La première, parce que ce film est extrêmement vivant et dresse avec une grande fluidité des éléments documentaires dans une narration fictionnelle. Deuxièmement, parce que c'est un film qui parle à chacun de nous. Chacun de nous a pu explorer les raisons d'un vivre ensemble, que ce soit dans son pays d'origine ou dans son pays adoptif.
Et enfin, dernière raison, car Irina, le personnage principal de cette fiction, est une femme forte, une femme qui gère à la fois un métier, un appartement, un fils, un frère. Et elle a beaucoup sur ses épaules, comme beaucoup de nos femmes contemporaines. E come sempre questi erano solo alcuni highlights della giornata di oggi. Domani ultima puntata di Locarno Shortcuts. Adesso però c'è sempre Trailer Instinct. Allora abbiamo aperto gli occhi. E abbiamo visto di essere nudi. Aspettavamo la luce. Ed è venuto il buio.